abbiamo tanto, tanto bisogno di aprire momenti di confronto, di dialogo, ne ha necessità il Paese, e la condizione drammatica di questa stagione che viviamo, c'è necessità di dare un profilo permanente, strutturato, al dialogo e al confronto con le parti sociali, altro che disintermediazione. È stato il segretario generale aggiunto della CISL, Luigi Sbarra, a chiudere a Roma all'Auditorium Carlo Donacatten il convegno organizzato dalla CISL Funzione Pubblica e dalla CISL Pensionati sui diritti alla sanità. All'incontro, moderato dal giornalista di La Sette, Andrea Pancani, erano presenti anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, ed il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Il Servizio Sanitario Nazionale deve essere esigibile in ogni parte del Paese e ad ogni latitudine, ha sottolineato il numero 2 della CISL, sollecitando l'apertura di un confronto con il governo Conte in vista del varo della legge di bilancio. Sapete che in questi giorni il Governo ha presentato la nota di aggiornamento sul DEF. Il giudizio che ci siamo permessi di dare in queste ultime ore, Anna Maria, in modo particolare come CISL, è un giudizio articolato. Luci e ombre, per la verità più le ombre che le luci. Qualche luce, dicevo. Sterilizzazione dell'IVA, lotta all'evasione fiscale, un po' di investimenti sull'economia verde. Molte ombre, Ministro. Ci preoccupa l'insufficienza delle risorse per la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, tanto atteso, e sul quale quasi c'era una certezza, perché condiviso da tutte le forze che rappresentano questo nuovo governo. Insufficienti le risorse per rinnovare i contratti pubblici. Ieri c'è stata una bella nota delle nostre federazioni unitarie che lanciano questo grido di allarme. Non ci sono risorse adeguate per aprire la fase dei negoziati, per rinnovare i contratti. Nulla si dice sulla stabilizzazione del precariato e nulla si fa per avviare un grande piano di assunzioni nella pubblica amministrazione e anche nella scuola. Fare uscire dall'indifferenza generale quello che accade nella sanità pubblica ed investire più in risorse, ha sostenuto il segretario generale della CISL Funzione Pubblica, Maurizio Petriccioli, a margine del convegno. Beh, tanto deve cambiare il fatto che non ci sono le risorse per i rinnovi contrattuali, e questo è sicuramente il primo punto. Il secondo, non meno importante, è che deve esserci risorse per poter fare un progetto di assunzioni in grado di poter far funzionare la pubblica amministrazione. Penso alle corsie degli ospedali, penso agli uffici pubblici dei comuni, i servizi più vicini ai cittadini, asili nido, quindi penso a chi oggi mantiene l'ordine pubblico nelle nostre città. Allora, queste sono le due componenti principali per i quali è necessario insistere con la piattaforma unitaria di CGIL CISL e UIL e chiedere al governo un cambiamento vero, un'inversione di tendenza vero, e pensare che quando si spende in sanità in realtà si fa un investimento e non si ha un costo. Assenti dalla nota di aggiornamento qualsiasi riferimento alla necessità di rivalutare le pensioni e ripristinare l'indicizzazione. Lo diceva bene Gigi, per i pensionati questo è il contratto. Nel DEF deve essere inserita la tematica di rendere accessibile la sanità anche alle persone meno abbienti come i pensionati, ha infine aggiunto il segretario generale della FNP CISL, Gigi Bonfanti. Per quanto riguarda i pensionati non deve cambiare nulla, devono essere inserite tutte le tematiche che oggi sono assenti nel DEF, esempio la tematica della rivalutazione delle pensioni, la tematica della legge sulla non autosufficienza, la tematica di rendere accessibile la sanità anche alle persone meno abbienti come i pensionati, che ultimamente hanno dovuto rinunciare anche per motivi economici e non solo alle cure, e quindi credo che il DEF vada su questo ampliato, perché è carente
di tutte queste proposte.